un altro evento della Civil Week. Qui, come potete vedere, siamo al Cimitero Monumentale di Milano insieme a Carla De Bernardi, degli amici del Monumentale di Milano. Benvenuta. Grazie, grazie a voi per questa opportunità di parlare dell'associazione e di parlare della Civil Week, che è molto importante perché dovrebbe risvegliare quell'animo di desiderio di fare qualcosa per gli altri che tutti abbiamo, che alcuni realizzano e manifestano e altri no. E è una settimana molto importante proprio perché spiega con degli esempi pratici. In questo caso noi siamo andati a trovare i filantropi e i mecenati che sono sepolti qui, che è bello fare qualcosa per la collettività, che cioè che lo spirito civico è importante. Certo. Quindi voi con questo spirito cosa avete organizzato? Una passeggiata, una visita Sì, all'interno del museo? una passeggiata in cui siamo andati a trovare dei sepolti che hanno lasciato a Milano qualche cosa di importante in questi termini di proprio di civismo, quindi o scuole, o mense per i poveri, ospedali, ospizi, tutto quello che è stato fatto tra metà 800 e metà 900, perché questo cimitero è quell'epoca lì, quella del grosso delle opere. E molti di questi, che erano evidentemente persone abbienti, perché potendo lasciare le loro eredità agli ospedali o costruendone addirittura, hanno delle tombe bellissime, perché si sono rivolti poi per le loro ultime dimore agli artisti e agli architetti più importanti della loro epoca, potendoselo permettere. E ci sono per esempio 150 tombe, tutte lasciate in eredità all'ospedale maggiore, in cambio del lascito testamentario, con l'idea che le tombe venissero poi tenute bene, cosa che non succede perché l'ospedale ha oramai tutti i suoi fondi sono destinati a cose sanitarie. Però, insomma, queste tombe noi ne abbiamo pulite un po' perché stiamo dando una mano anche a Fondazione Cagrande in questo. E il volontariato, secondo me, io l'ho sempre fatto in ambito culturale. Ringrazio di cuore chi lo fa in ambito sociale. Io invece ho scelto un altro settore. Di fronte a tutti questi monumenti, alle tombe, quali sono state le reazioni? Ah, molto molto curiosi di conoscere le vite di queste persone e cosa le ha portate poi o a privarsi in vita di parte dei loro beni o a decidere di lasciarli alla collettività. E quindi siamo proprio entrati nelle biografie e poi abbiamo spiegato l'opera d'arte che merita sempre di essere descritta. Le opere d'arte del Monumentale sono dei capolavori, è proprio un museo, anche se io dico sempre, ricordiamoci che prima che un museo è un cimitero. Dopodiché è un importantissimo museo, ma non perdiamo di vista che è un luogo sacro. Certo, anche quando si entra c'è bisogno di un certo rigore, insomma. Certo, anche se in estate entrano in pantaloncini e canottiera, e io questa cosa la trovo esecrabile, però succede. Vabbè. Ma magari con la Civil Week si può lanciare Ecco, anche per questo. esempio, lanciamo il messaggio: non andate al cimitero in ciabatte, pantaloncini, canottiera, perché non si fa di andare in un cimitero così. Quando sono andata a visitare la Basilica di Assisi, avevo dei Bermuda perché stavo camminando sul cammino di Assisi, mi hanno dato un telo che mi sono legata e sono entrata col telo. Ed ero in Certo. Bermuda, non ero in mutande. Quindi sì, Certo. lancio un appello anche, vabbè, i turisti non ci ascolteranno, ma spesso sono i propri turisti che entrano un po' sbracati. Va bene. Per quanto riguarda la vostra associazione, di che cosa si occupa? E noi ci occupiamo della conservazione, della tutela dei monumenti. Abbiamo fatto quattro restauri, pubblicazioni, ne abbiamo già fatte 5 o 6, spettacoli, abbiamo fatto uno spettacolo con Giacomo Poretti sul Mototeatro, abbiamo fatto un grande requiem monumentale. Cosa più importante però a mio parere sono i restauri e poi le passeggiate che non sono visite guidate, perché noi raccontiamo, stiamo magari un quarto d'ora su una tomba, non facciamo magari vedere una importante a fini turistici perché ce n'è una più importante a fini appunto storici e culturali, quindi le nostre sono proprio delle passeggiate. Le passeggiate portano tanta gente, io credo che in 10 anni abbiamo portato qualche migliaio di persone a conoscere il Monumentale ed è incredibile come tanta gente dice ma io non ci sono mai stato. Esattamente, sì, io sono una di queste. Devo recuperare. Quindi è la prima volta che partecipate alla Civil Week? Alla Civil Week sì, perché per 2 anni non c'è stata e l'anno prima non so perché non avevamo partecipato, ma noi partecipiamo a Museo City, a Book City,
alle giornate della FIDAM, Federazione Italiana Amici dei Musei, di cui siamo soci, alle giornate ASCE, che è un'organizzazione internazionale, Association of Significant Cemeteries in Europe, 170 cimiteri in giro per il mondo. Noi siamo soci e partecipiamo alle loro giornate, che sono sempre in giro per l'Europa. L'anno prossimo saremo in Serbia, pensa. Quindi, dopo questa prima partecipazione, è un sì anche per la prossima edizione? Certamente sì, certamente che sì. Qual è l'appello dal punto di vista culturale che si vuole lanciare con la Civil Week quest'anno? L'appello è appunto che noi tutti siamo cittadini, per essere cittadini a pieno titolo dobbiamo fare qualcosa per la nostra città e per le persone meno favorite dalla sorte. Cioè, questo è il senso civico, no? Cioè, mettere a disposizione quello che sai, non solo il denaro. Nel nostro caso noi mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, uh-huh, e fare qualcosa per tutti e per far conoscere le opere delle persone buone, delle persone generose, le associazioni umanitarie. Poi c'è bisogno di questo. Se viviamo in un mondo dove c'è una guerra alle porte della città, vediamo, alle porte della città proprio no, però dell'Europa, vediamo la questione dei migranti. Cioè c'è veramente tanto da fare per rendersi umani, ecco, per rendersi umani. Quindi mettiamoci in moto. Mettiamoci tutti in moto, ognuno nel suo piccolo. Certo. Non è necessario fare.